Sì, allora, in realtà l'idea mi è venuta girando per Milano. Io vivo a Milano da parecchi anni e vedo i negozi che chiudono, quelli che aprono, e questo dovrebbe un po' rappresentare quello che un po' che un po' chiedono i clienti, i cittadini più che altro. Ho visto l'esplosione del boom, delle macchine. Appunto, dei distributori automatici che hanno colonizzato via via ampi spazi, prima centrali, poi sempre più periferici. E quindi la mia è stata più che altro una curiosità, cioè capire cosa c'è dietro il business della distribuzione automatica. E siccome questi vivono e hanno fatturati anche importanti, capire come Coop può inserirsi all'interno di questo business. Ma non solo questo, cioè non è solo un'idea di business, è anche l'idea che qualcuno aveva già anticipato di portare Coop fuori dai suoi canali tradizionali, farla vivere anche in altri contesti, capire come possiamo adeguarci anche nei confronti di questi clienti che magari sono gli stessi che vengono il sabato a fare la spesa all'ipermercato, ma durante il giorno lavorano, studiano, si spostano. E magari troverebbero interessante esaudire le loro richieste di consumo immediato in un nuovo canale che appunto può essere questo. Quindi partiamo dalla distribuzione automatica e capire se questa da sola o anche integrata ad altri servizi può essere una finestra coerente e interessante per tutto il resto del mondo Coop. Quindi la visibilità del marchio, soprattutto in zone che hanno una bassissima concentrazione, come per dire la Lombardia, la nostra, quote di mercato molto basse, in un periodo per dire l'Expo anche di grandi flussi, e anche diversificare i canali, questi canali che stanno mordicchiando i fatturati dei canali tradizionali. Andare in sinergia con questi, anche con quelli nuovi, quelli digitali magari, e quindi renderlo qualcosa di un'esperienza interessante e sinergicamente viva all'interno del sistema. No, personalmente perché lo trovo comunque un progetto molto concreto, che nella mia testa penso anche lavora una certa fattibilità, però è allo stesso tempo comunque una zona non occupata dalla Coop come grande distribuzione, quindi siccome la Coop ha delle risorse sia finanziarie che strumentali importanti, sicuramente superiori rispetto a tanti altri aziende che magari fanno solo distribuzione automatica, sì, creando una sinergia, come hai detto lui, è un progetto che ha un suo perché. Secondo me la chiave è la qualità, nel senso che il prodotto Coop, come ho detto anche gli altri stamattina, nelle loro esposizioni, è caratterizzato da un'estrema qualità, soprattutto il prodotto marchio, per cui si vede dalla varietà. Per cui secondo me una cosa che mi ha attratto è che in questi frangenti manca secondo me questa qualità, questa varietà di scelta. Comprare una macchinetta non significa comprare qualcosa di scadente, almeno spesso significa questo, l'idea di proporre qualcosa di differente. Secondo voi lo spazio per Velocità, ma non per questo, scarsa qualità, e quindi magari venire a contatto con un prodotto, con una tipologia di prodotto che non si conosce, che si provi una volta perché lo compri una macchinetta e poi quando poi vai a fare la spesa sul serio lo ritrovi negli scaffali. quello che più mi ha affascinato è stato il fatto che tendenzialmente è il cliente che viene da noi, nei super, negli hyper. Con questo progetto vedo che siamo quasi noi ad andare da loro in posti dove c'è un grande flusso di persone e quindi un grandissimo veicolo promozionale. Noi, tramite anche una macchinetta distributiva, magari qualcosa di più, il nostro scopo è quello di farci conoscere.